Ciao a tutti, sono Worlsy Party with Fiesta. Sto giocando a Clash Royale e sono molto contento della situazione in cui è il gioco adesso, in quanto ci sono un sacco di cose da fare e mi pare ci sia molta più libertà, anche se sento persone su YouTube che giocano a livello 13 nelle arene molto alte, che comunque i mazzi sono più o meno sempre gli stessi. In realtà, almeno all'inizio dell'arena leggendaria in cui sono io adesso, mi pare ci sia abbastanza varietà. Ci sono carte più forti di altre. Si rivede il Pekka dopo tanto tempo, si rivede il Drago Infernale, cose del genere. Però mi sembra che i mazzi siano piuttosto vari. E inoltre c'è la modalità 2 contro 2. Ci sono sfide che compaiono ogni tanto, quindi mi pare molto divertente la situazione al momento. Allora, adesso mi sto scontrando con un mazzo che ho fatto da poco e voglio vedere come funziona. C'è dentro il gigante Royal e il mazzo funziona nel non usarlo in pratica. No, consiste nell'usare le truppe, il resto delle truppe che sono leggere per l'inizio della battaglia, diciamo. Poi quando si è in doppio elisir o in overtime, allora uso il gigante Royal cercando di non scoprire le mie carte, nel senso di non far capire al mio avversario che ce l'ho, in modo che sia impreparato ad affrontarlo. Ad esempio in questa battaglia i miei avversari hanno tutti e due i barbari e barbari, vedete, tac e tac, ne hanno messi giù due, non so perché hanno messo giù 8 barbari nello stesso momento. Però adesso che li hanno messi giù, posso mettere il gigante Royal dall'altra parte e sperare che faccia abbastanza danno, e penso proprio di sì, perché ha messo una strega, la allontaniamo un po' con un tronco e la sua torre è scesa, la loro torre è scesa a 181, quindi la possiamo distruggere addirittura solo con gli incantesimi. Quindi per ora ha funzionato. Il problema è che adesso i miei avversari sanno che ho il gigante Royal e quindi aspetteranno a mettere i barbari apposta per contrastarmelo. Poi questo di solito aspetto più avanti per metterlo giù. Vediamo che cosa possiamo fare. Il mio avversario ha un ariete, che eccolo qui, che spero che contrastino con i barbari. Vediamo, 1 e 2. Ma perché mettono sempre due carte barbari? Non capisco, va bene. Adesso che li hanno usati possiamo mettere il gigante Royal. E non so se è stata una buona idea, adesso che ci penso, metterlo da quella parte. Forse era meglio se lo mettevo, perché vorrei metterlo al centro adesso, però finché non è distrutta la torre non posso metterlo al centro, quindi vediamo se riusciamo a fare le cose con calma, anche se manca poco tempo. Ci manda contro un Pekka che dovrebbe essere affrontabile con le carte che abbiamo. Vediamo come ce la caviamo. Tornado, palla di fuoco e il Pekka ormai non ha più vita. Infatti vediamo se riesce a scagliare un colpo. No, neanche un colpo. Il bombarolo è abbastanza inutile. E adesso dovrebbe mettere giù l'ariete, se capisse quello che voglio fare. Così non possono contrastarmi con i barbari. Metti giù l'ariete, il mio caro compagno di squadra dal nome impronunciabile. No, niente, si difende dal Pekka e basta. Metti giù. Ok, hanno messo giù i barbari, ne hanno ancora uno. Vabbè, mancano 20 secondi. Devo per forza mettere giù il gigante Royal. Troppo tempo ci abbiamo messo. Adesso mi contrastano con i barbari e non riesce a togliere abbastanza danno alla torre. Vabbè, però finirà in pareggio questa battaglia, però mi sembra che funzioni abbastanza questo mazzo a caso che ho composto. Allora, vediamo un po'. Scontro terminato. Bella giocata, bella partita. Sì, vabbè, tanto non si vince e non si perde in realtà nelle battaglie 2 contro 2, quindi
Ho guadagnato una corona che è già qualcosa. Adesso facciamo la follia e usiamo questo mazzo in una battaglia normale e vediamo come funziona. Allora, sempre vediamo se riesco a usare la stessa tattica. Allora, buona fortuna, grazie. Mettiamo il Goblin Cerbottaniere per dare un po' di fastidio, che sarebbe stato perfetto contro la Fornace se avessi aspettato 2 secondi. Però riesce comunque a colpirla, bravo. Bravo il mio goblin! Gli hanno anche messo una scarica inutile che non è servita a niente, ottimo! La gang di goblin che mi contrasta con un mago elettrico, uno stregone elettrico che ancora non ho trovato, mi mancano 2 leggendari, una di queste è lo stregone elettrico. Ed è un peccato perché lo usano tutti ed è super forte in questo momento. Allora, mettiamo ancora il goblin cerbottaniere per dare un po' di fastidio. Vediamo se come prima mette la fornace. Addirittura me lo uccide con una palla di fuoco. Va bene, contento tu, contenti tutti. Golem di ghiaccio, sgarri. Gang di goblin di soppiatto farà sicuramente i dannoni. Questa è la mia punizione per usare un mazzo del cavolo nelle battaglie normali. Ha ucciso la gang di goblin con una scarica. 2 Elisir per 3. Perfetto, come faccio? C'è una carta che non posso usare in questo momento. Appiccicchia. Allora, teniamo a bada quel bocciatore con il nostro golem di ghiaccio. Lui ancora non sa che io ho un gigante royale. Quindi, visto che manca poco al doppio Elisir, potremmo anche metterlo. Che cos'ha lui per contrastarci? È quello stregone elettrico che vorrei che giocasse prima di mettere giù il gigante royale. Che potrebbe essere abbastanza fastidioso. Vabbè, voi fate un po' di dannini alla sua fornace. Noi mettiamo la lapide e il cerbottaniere intanto che aspettiamo che la fornace si esaurisca. Perfetto, fornace distrutta. Adesso possiamo mettere il gigante royale. Degli sgherri non bastano ad uccidere il mio gigante. Farà un sacco di danni alla tua torre comunque. Ok, ha funzionato. No, la scarica gli ha fatto il retarget sulla fornace. Vabbè, comunque è scesa a 1064 e la nostra è a 1000. 1251. Ce la possiamo fare. Adesso si sta esaurendo la fornace. Vediamo. Il bocciatore non riesce a spostare il gigante royale. Ah, i barbari scelti. Cavoli, è vero che ce li aveva. Vediamo se riesce a fare comunque un po' di danni. 224, sì. Ok. Bastano incantesimi per distruggere la torre. Vediamo. Sì, va bene. Mi spiace, ma ti ucciderò con gli incantesimi. Addio! Incredibile, ha funzionato questo mazzo a caso anche nelle battaglie normali. Ok, sono molto contento perché in questo momento mi piace un sacco il gigante royale. Quindi per oggi era tutto con questo mazzo nuovo. Vi farò sapere come funzionerà in futuro. E se il video vi è piaciuto mettete mi piace e schiacciate sulla campanellina in basso. Così verrete avvisati dei nuovi video che escono. Ciao a tutti!